Questa mattina siamo venuti a Urbino perché qui questa mattina nella Facoltà di Economia e Commercio si tiene un importante convegno, l'EBAM, l'Ente Bilaterale di Artigianato delle Marche, attraverso il suo osservatorio farà un focus sulle imprese artigiane, sullo stato di salute, sul stato di impiego di lavoratori e le proiezioni anche per il 2019. Un secondo semestre del 2018 che non è dei più rosei, però c'è uno spunto nei primi mesi del 2019 che fa ben sperare. Una fotografia attraverso diversi punti di osservazione di quello che è lo stato di salute di uno dei comparti economico-produttivi più importanti delle Marche, una delle regioni a forte caratura artigianale, e questo ente, l'EBAM, appunto è preposto a valutare, a osservare e naturalmente ad analizzare tutti i dati del comparto artigianale nelle Marche. Ovviamente tutta questa partita, tutti questi dati sono sempre nell'ottica di tentare di dare dati, informazioni alle parti sociali per costruire insieme quelle situazioni necessarie per le nostre imprese. Allora, una mattinata per fare un focus sullo stato di salute delle imprese artigiane, marchigiane, fulcro comunque motore di un'economia da sempre, quella marchigiana basata sulla piccola e la media impresa. Esatto, oggi noi presentiamo i dati del rapporto EBAM 2018 con un monitoraggio che teniamo ogni anno attraverso il nostro osservatorio sul complesso dell'artigianato delle Marche. La presentazione di oggi ci dà delle luci e ombre. Ovviamente abbiamo un 2018 che ci segnala alcuni riferimenti e arretramenti da parte delle imprese, ma abbiamo un 2019 che ha segnali positivi. Questi segnali positivi derivano principalmente da un consolidamento delle assunzioni e dagli investimenti. Questa è una fase molto importante per le imprese, perché alla luce anche di una retrocessione da parte dei conti pubblici nazionali, un'economia che segnala alcuni problemi di arretramento per quanto riguarda le nostre imprese, quindi per le piccole imprese che sono il motore portante dell'economia marchigiana, non dimentichiamolo, è importante ovviamente avere anche degli strumenti che possano favorirne sia l'occupazione sia la ripresa della competitività. In che modo gli eventi disastrosi del terremoto ha permeato le aziende marchigiane? Beh, innanzitutto abbiamo oltre il 50% della nostra regione che è alle prese ancora oggi con una ricostruzione che non riparte, quindi con un tentativo anche di riportare le popolazioni in quei luoghi disastrati. Tutto questo ovviamente viene bloccato assolutamente dalla mancanza di fare impresa, perché sinceramente in quelle zone la ricostruzione tarda a partire. Questa situazione ovviamente si ripercuote anche nell'altra parte della regione, perché noi sappiamo che l'edilizia è il motore trainante, e quindi noi nel nostro monitoraggio, pur monitorando le aziende magari della meccanica piuttosto che del legno, notiamo anche questo tentativo di non riuscire a riprendere quella produttività e quel regime produttivo delle imprese nella nostra regione. C'è turnover anche nelle aziende come assunzioni, personale anche fresco, alternanza di manodopera qualificata, specializzata. Qual è lo stato del lavoro, quindi della dipendenza alle aziende? Dunque, noi anche dall'ultimo dato del trimestre sull'occupazione Istat nelle Marche abbiamo registrato una ripresa dell'occupazione, quindi c'è un consolidamento del lavoro dipendente, ma la notizia che non è positiva è che arretra il lavoro indipendente, e quindi noi sappiamo che per favorire il lavoro dipendente occorre fare impresa, e quindi se non troviamo e non costruiamo quelle condizioni utili per far sì che le nostre imprese o comunque chi si vuole avvicinare al mondo imprenditoriale ne abbia conoscenza, e quindi mi riferisco principalmente anche all'accesso al credito, che è diventato un problema molto molto pesante, è chiaro che facciamo fatica a prevedere un futuro in cui il mercato del lavoro riesca a riprendere i livelli di alcuni anni fa. Che fotografia possiamo fare, che foto si può scattare alla conoscenza attuale dei dati in vostro possesso? Dunque, siamo in una frase intermedia, cioè siamo tra un ritorno alla recessione e una ripresa. Questo è un momento cruciale
in cui crediamo che alcune spinte, alcune operazioni, alcuni atti anche da parte delle istituzioni, da tutti gli attori, riescano probabilmente a ridare quella spinta al mercato marchigiano, che è sempre stata, ricordiamo, la regione più artigiana d'Italia, che è il motore portante dell'economia di questo paese. Abbiamo scelto di valutare qual è il ruolo dell'immigrazione nel sistema produttivo del settore artigiano. Allora, voi avete un punto d'osservazione privilegiato, guardate, osservate, fate delle analisi. In questo momento sul fronte occupazionale qual è il responso che si può trarre da questa valutazione? Beh, noi abbiamo due indici che sono contrastanti tra loro, ovvero da una parte, seppur lievemente, abbiamo una diminuzione delle aziende del settore, dall'altra parte, anche questo seppur lievemente, abbiamo un aumento degli addetti. Abbiamo grosse difficoltà che si stanno perpetuando da tanto tempo, specie in due settori, quello della moda, calzaturiero, tessile, abbigliamento, e anche quello del legno e mobile. E invece abbiamo delle performance buone sulla meccanica, sugli alimentaristi. Questo per quello che riguarda il 2018. Per il 2019 sembra che la tendenza, su cui speriamo francamente, possa migliorare nel settore del legno arredamento, mentre invece permane uno stato di crisi del legno della moda. In effetti noi, con il fondo di sostegno bilaterale che è la cassa integrazione del settore artigiano, purtroppo rimaniamo ancora primi della graduatoria nazionale. Quindi c'è una richiesta, è vero che alcuni lavori sono stagionali, ma è un indice negativo che poi si ripercuote sull'indice negativo più generale della regione, dove da noi una vera e propria ripresa, a differenza delle altre regioni con cui eravamo agganciate, soprattutto quelle del Nord Est, di fatto non c'è mai stata. L'occupazione aumenta, per la verità, soprattutto sugli impiegati e sugli apprendisti, diminuisce lievemente sugli operai. Che vi devo dire, il problema è un problema complicato, perché poi le aziende artigiane soffrono delle vicende legate alla mancanza di credito, quindi di poter fare anche investimenti di una certa importanza sul rinnovamento del tecnologico e sulla possibilità, che è quella forse la più importante, di cercare di aggredire i mercati esteri, perché abbiamo notato più in generale su tutto il settore economico produttivo della regione che laddove esistono forti penetrazioni nelle esportazioni ci sono delle risposte positive anche in termini economici oltre che occupazionali. Ecco, gli operai sono in netto svantaggio, diciamo così, ma è un fattore transmigrazionale da settori a settori, o proprio manca proprio la manodopera specializzata? La manodopera specializzata dipende da che punto si vede. È chiaro che qui la cosa è complicata. All'interno dell'artigianato, come all'interno di altri settori, ci sono dei percorsi di formazione interprofessionale dedicati appositamente ai lavoratori di quel settore. C'è un problema, credo, generale, particolarmente peculiare nelle Marche, che è una regione molto difficile di coinvolgimento cooperativo tra le aziende, in cui ancora non è maturata l'ipotesi dell'utilizzo della formazione come un valore aggiunto. La si vede troppe volte come fosse un peso dal punto di vista della produzione, chiaramente. Però questa è una scelta, a mio parere, obbligatoria, perché il salto del valore, specie in un settore artigiano, lo fa l'uomo, lo fa la manualità dell'uomo. Le tecnologie si possono comprare sul mercato, il valore aggiunto dall'uomo bisogna costruirselo. Prima fu fatta la scelta di dare al settore delle scuole, importante, così deve rimanere, tutto il sistema della formazione. Ora molti si stanno ricredendo che forse è opportuno fare più formazione all'interno dei posti di lavoro, per avere la certezza poi di formare su specifici temi che possono essere direttamente e immediatamente risolutivi per i problemi dell'azienda. Invece sulla salute delle aziende, i problemi di alcuni settori sono dovuti alla chiusura anche di alcuni mercati, o è proprio uno status generale internazionale, una congiuntura negativa su certi settori?
Noi abbiamo la chiusura di alcuni mercati, se si pensi alle vicende che ha subito il calzaturiero con la chiusura del mercato russo che aveva fatto le sue fortune, però io credo che oltre alla chiusura dei mercati le Marche soffrono di un grande problema storico che è quello del contoterzismo e naturalmente le aziende contoterziste che non hanno un marchio proprio su cui affrontare i mercati, non hanno quindi una linea di commercializzazione propria, soffrono delle vicende dell'azienda madre che le trascina nel bene e nel male nelle sue vicissitudini. Noi siamo di fronte a una situazione che non accenna a migliorare, in primo luogo per la difficoltà delle imprese a proiettarsi in questi termini, cioè a giudicare le condizioni del credito. Gli artigiani, cuore trainante, motore pulsante dell'economia marchigiana, una fotografia sulle dinamiche del 2018 ma anche una proiezione sul 2019. Sì, è una fotografia piuttosto complessa perché in un stesso rapporto sono contenuti tre aspetti: la parte congiunturale, un approfondimento sulla struttura dell'artigianato con dipendenti e poi un approfondimento su il mercato del lavoro e l'occupazione straniera nell'artigianato. Quindi come vedete si parla in vario modo da varie angolazioni dell'artigianato. L'artigianato si proietta nel 2019 con buone premesse, perché i nostri artigiani, pur essendo sempre molto cautelosi, hanno dato delle indicazioni che ci danno speranza. Nel senso che la seconda parte del 2018 non è finita come è andata nella prima parte, ma proiettandosi per la prima parte del 2019 c'è una prevalenza di aspetti positivi rispetto a quelli negativi e questo ci lascia ben sperare perché, dicevo prima, gli artigiani sono molto attenti nel valutare le condizioni di base e sappiamo che le condizioni di base dell'economia italiana non sono molto favorevoli in questo momento, ci sono molti riferimenti che stanno sfuggendo. Bene, noi siamo di fronte a artigiani, piccoli imprenditori con dipendenti che invece valutano di poter fare qualcosa in modo positivo. Parlavamo prima, lei parlava di occupazione anche di comparto straniero, che impulso, che iniezione hanno dato alla nostra economia? Gli stranieri danno un impulso oltre che dal punto di vista del lavoro, anche dell'imprenditoria. E l'impulso che stanno dando è quello che è una componente crescente della nostra economia, in particolare dell'artigianato. Fra l'altro è una componente che ha un rilievo particolare perché rappresenta anche una modalità di integrazione degli stranieri. Tenete conto che chi va a fare il dipendente, in particolare l'operaio, in una piccola o una microimpresa, poi si trova sempre di fronte alla opportunità, alla possibilità di sostituirsi, affiancarsi e sostituirsi l'imprenditore e poi impara un mestiere e questo è molto importante per l'aspetto di integrazione di queste persone. Possiamo dire quindi che l'artigianato, la piccola media impresa sono la porta d'ingresso nell'integrazione e nell'inserimento nella società di queste persone. Lo sono sempre state per i giovani e adesso per gli stranieri. Per i giovani è venuto un po' meno questo aspetto, però attenzione, bisogna che continuiamo a essere la porta d'ingresso e non la porta di uscita, perché noi continuiamo ad avere una moria di imprese artigiane che continuiamo a diminuire nel numero e questo è un problema. Noi abbiamo ancora un fortissimo tessuto di imprese artigiane, però la congiuntura ci dice che ci sono alcuni aspetti dove agire da parte soprattutto di chi fa le politiche, e quindi penso alla regione ma non solo, penso anche all'università, penso alla scuola, dove agire per togliere tutta una serie di problemi. Uno di questi è quello degli investimenti e dell'occupazione. Gli investimenti continuano a vedere un numero sempre crescente di imprese che le fanno e questo è importantissimo perché vuol dire proiettarsi. Vedete, dal confronto con gli anni precedenti inizia proprio a crescere le due parti finali relative a questo fatturato derivante da vendite extra UE. Un'analisi dettagliata quella che presentate questa mattina, lei soprattutto farà un focus particolare, di che cosa si tratta? Io mi occuperò più da vicino per quanto riguarda gli aspetti strutturali dell'artigianato con dipendenti, perché comunque partiamo sempre da questo dato, diciamo che le Marche sono la regione più artigiana d'Italia e questo sotto vari aspetti. Primo tra tutti
tutti è sicuramente il peso dell'artigianato che hanno le imprese artigiane attive sul totale delle imprese attive. E se andiamo a scomporre questo dato proprio tra imprese artigiane con dipendenti e quelle senza dipendenti, è proprio il peso dell'artigianato con dipendenti che ci dà una leadership. Abbiamo una quota superiore di ben 10 punti percentuali rispetto alla media nazionale, quindi questo dà valore, diciamo, a tutto il lavoro di approfondimento che facciamo. E in questo ambito, come, diciamo, archivio principale che abbiamo a disposizione per analizzare l'artigianato con dipendenti, perché non è semplice statisticamente arrivare proprio a questo dettaglio, noi abbiamo l'archivio EBAM, che è un archivio, appunto, che ci fornisce, secondo, appunto, gli ultimi dati disponibili, ben 11.210 imprese artigiane con dipendenti che danno lavoro a quasi 60.000, appunto dipendenti. Anche se l'ultimo anno, rispetto ai 12 mesi precedenti, abbiamo riscontrato una diminuzione di queste imprese, però fondamentalmente in linea al contesto, però ecco, questo è l'artigianato che ci rende, appunto, una delle prime regioni più artigiane d'Italia. Dal punto di vista strutturale abbiamo approfondito vari aspetti, sicuramente quello delle figure entrate e uscite in queste imprese. Quello che abbiamo notato sul nostro campione, che è costituito da 600 imprese aderenti ad EBAM, è che nonostante le difficoltà comunque c'è una prevalenza a incrementare l'organico, nonostante, appunto, anche i dati ISTAT ci dicono che per quanto riguarda la componente degli indipendenti, quella più legata al fare impresa, ecco, sia ancora in negativo. Però ecco, le imprese artigiane con dipendenti ci stanno fornendo questa indicazione, che vedremo poi come si darà seguito nelle prossime rilevazioni. Quello che poi anche abbiamo rilevato è che le imprese artigiane iniziano sempre più ad aprirsi sui mercati esteri, nel senso che abbiamo una percentuale contenuta di queste imprese, però rispetto alla rilevazione precedente. Questo espone un po', soprattutto in questo periodo, a tutte le criticità sul commercio internazionale di cui sappiamo, però ecco, è una iniziale, diciamo, apertura anche dell'artigianato ad altri mercati, non soltanto a quello locale, che comunque è in prevalenza. Ecco. Non è facile per alcune aziende artigiane aprirsi all'estero, alle nuove frontiere, implica tante cose, implica un know-how, implica anche una conoscenza dei mercati, insomma non è facilissimo, in questo le aziende necessitano di un affiancamento e di un approfondimento. Esatto, infatti la questione, appunto, di aprirsi ai mercati non è semplice, nel senso che le Marche sono un territorio caratterizzato da forti aree di specializzazione, per esempio il calzaturiero, il legno immobile, soprattutto in questa zona, e gli ultimi dati ISTAT non sono così positivi per questi settori in cui si rileva una concentrazione forte di artigianato, quindi hanno sicuramente bisogno di strumenti che li possano accompagnare, affiancare anche a nuove sfide, aprirsi a nuovi mercati, perché sappiamo essere dipendenti solo da alcuni mercati, pensiamo alla Russia, tutto quello che ha determinato per la nostra economia, quindi è comunque un aspetto da tenere in considerazione. Non parliamo poi anche della questione della Brexit. Abbiamo infatti rilevato che se guardiamo le esportazioni dei comparti a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese, nel 2017 l'export marchigiano cresceva sia in Russia che nel Regno Unito. Gli ultimi dati hanno segnato un'inversione di tendenza, quindi già iniziamo a vedere un po' degli effetti, soprattutto legati all'incertezza che la situazione attuale ci determina. Ecco. Dal 2012 al 2018 nella regione gli stranieri crescono meno che altrove. Perché? Perché nelle Marche crescono dell'1,5%, in Italia del 27%, nel centro del 35% e nel nord-est dell'11%. Allora, dicevamo prima col suo collega relatore che l'impatto dell'immigrazione e del lavoro con matrice estera sul piccola media impresa, sull'artigiano, è stato un impatto importante, ha permesso di colmare alcuni buchi, alcuni vuoti che difficilmente si sarebbe potuto colmare con la mano d'opera interna.
Sì, assolutamente, tanto che negli ultimi anni l'impiego di lavoratori extracomunitari ma anche comunitari è cresciuto nell'artigianato marchigiano, in controtendenza invece alla totalità dei settori dove c'è stata una leggera diminuzione. Nell'artigianato quindi il numero di lavoratori aumenta e aumenta anche l'incidenza che questi hanno sul totale. Diciamo che i lavoratori extracomunitari nell'artigianato rappresentano circa il 15% del totale delle forze lavoro. Ecco, da dove sono le provenienze maggiori, se si può fare una fotografia, tracciare una cartina possibilmente, da dove si attinge maggiormente? Ma allora, diciamo che rispetto alle singole provenienze nell'artigianato non abbiamo dati specifici. Per quanto riguarda invece i dati forniti dall'Istat sugli stranieri residenti nelle Marche, c'è a dire che la prima comunità in termini di presenza è quella rumena. Negli ultimi anni però si sono andati affermando anche popolazioni che vengono fuori dall'Europa, in modo particolare dal Nord Africa e dalla Cina. Ci sono aree di specializzazione oppure aree artigianali predilette da alcuni settori o che assorbiscono maggiormente manodopera estera? Sì, allora diciamo che sul totale dei lavoratori il settore in cui l'incidenza degli stranieri, degli extracomunitari è più elevata è quello dei trasporti. Se invece andiamo a vedere in quali settori lavorano gli extracomunitari, quindi come sono ripartiti all'interno dei settori, i settori in cui sono maggiormente impiegati sono quelli della meccanica e quello della moda. Possiamo sfatare un mito, è vero che certi lavori gli italiani non li vogliono fare più o è solo una diceria? No, allora su questo non abbiamo evidenze, come dire, statistiche che possono dimostrarlo. Quello che è certo è che comunque insomma nell'artigianato c'è spazio per insomma il lavoro degli extracomunitari. È interessante andare a vedere diciamo l'inquadramento professionale, tanto che quindi ecco magari un ragionamento può fare su quello. La maggior parte appunto degli extracomunitari è impiegato nella qualifica di operaio e nella qualifica di apprendista, a discapito invece della qualifica di impiegato. Quindi rispetto agli italiani gli extracomunitari sono molto meno presenti nella qualifica di impiegato e molto più presenti in quella di operaio. Quindi ecco, non siamo in grado di dire se gli italiani non sono più in grado di fare certi lavori, quel che è certo è che ecco, si può fare molto affinché insomma i lavoratori extracomunitari possano accedere a tutti gli impieghi che l'artigianato offre. Grazie Valerio, ecco, però siamo lontani da quello a cui eravamo abituati. Siamo andati a prendere il livello degli investimenti in Italia nel dopoguerra, è vero che c'era il problema della ricostruzione, quindi sì. Però questo, se andate a vedere i tassi di investimento sul valore aggiunto in Italia, anche nei primi anni 60, quindi già quando si parlava di boom economico, erano livelli che non erano comparabili con quelli di altri paesi. Il comparto artigianale, piccola e media impresa, è un po', possiamo dire, un termometro dello stato di salute dell'economia? Sì, sicuramente, soprattutto della nostra regione, perché sono un comparto molto, molto largo, cioè sia in termini di occupazione che di valore aggiunto, insomma sono sicuramente le imprese artigiane una realtà fondamentale per l'economia e quindi registrano sia in attivo che in passivo i cambiamenti sia in corso ma anche quelli attesi e in qualche modo i risultati di questo rapporto dimostrano le difficoltà che non da adesso l'economia marchigiana in qualche modo sta attraversando con l'inizio della crisi e questo è rafforzato nel caso delle imprese artigianali perché la crisi ha colpito soprattutto le realtà più piccole, quelle meno esposte o che tendono ad esportare di più. Quindi chi è che tende a investire sull'estero è riuscito a compensare le cadute di domanda interna con domanda estera
Questi dati tendono a confermare questa, un po' questa situazione, insomma, che ci aspetta un po'. Questo spunto del 2019 invece a che cosa è dovuto, se si può avere il polso un po' della situazione? Questo è un po' difficile dirlo, perché i dati ancora devono essere confermati, spesso ci sono delle stagionalità che possano portare ad un'interpretazione errata, bisogna attendere un po' un consolidamento delle informazioni. È certo che il rallentamento congiunturale a livello internazionale, quindi probabilmente ne subiremo le conseguenze anche come sistema produttivo italiano di questo. Ecco, analizzare, osservare e estrapolare dei dati può essere sicuramente importante per chi poi deve gestire certi movimenti, come sta facendo l'EBAM in questo momento. Sicuramente, cioè la prima cosa è avere le informazioni più precise possibili, aggiornate, perché questo poi permette di fare le politiche, diciamo, in un senso o nell'altro. Quando si registrano situazioni di difficoltà bisogna essere in grado di anche suggerire alla politica, oltre a fare delle cose in proprio, perché poi gli artigiani sono degli imprenditori, sono i primi che devono anche attivarsi per far fronte a difficoltà o cogliere opportunità in corso, quindi, però quella è la cosa importante, quindi questi sono degli incontri, dei momenti molto importanti, ecco, non solo per gli artigiani, ma penso per tutti quelli che in qualche modo sono interessati agli aspetti economici e alla politica. Dal punto di vista economico, lei è ordinario di economia, quali sono i mali atavici della economia marchigiana e se si può ipotizzare alcune strade da poter percorrere? Sì, sono cose ormai consolidate, qui quello che dicevo prima, le dimensioni troppo piccole in un contesto modificato rispetto a quello che è stato il modello marchigiano degli anni 70-80, la piccola impresa non è più in grado di svolgere quel ruolo che aveva svolto in passato e di conseguenza, collegati alla dimensione, c'è il problema organizzativo, il problema della finanza, il problema della composizione dell'occupazione, cioè c'è una qualificazione bassa, mentre invece per far fronte anche alle sfide internazionali le imprese dovrebbero sempre più rivolgersi, e qui in qualche dato positivo dal rapporto sembra emergere, a figure più qualificate rispetto al passato. La riconversione è sempre più difficile, si fa fatica? No, direi di no. No. Qui di nuovo bisogna avere e appunto saper fare l'imprenditore, perché poi le opportunità ci sono. Adesso il sistema finanziario anche si è aggiustato in qualche modo anche a livello regionale, quindi penso che se un'impresa presenta un buon piano di ristrutturazione, penso che troverà sicuramente anche chi lo finanzia. Non bisogna solo pensare alle banche, bisogna pensare anche a forme di finanza alternativa più moderna, appunto legate agli investitori sul capitale, o anche queste forme di crowdfunding, soprattutto se uno è una piccola impresa giovane con prodotti o servizi innovativi, potrebbe essere un canale da sfruttare. Tra l'altro l'Italia è stato uno dei primi paesi, credo al mondo, se non il primo, ad avere una legislazione sul crowdfunding, quindi poi ogni tanto, insomma, si vede spesso sulla stampa, sui media di piccole imprese che hanno raccolto tanti soldi. L'importante è avere le idee e saperle venderle bene. Ecco questo.